La Premier Meloni a Washington, legame con gli Stati Uniti è ancora più solido dopo guerra in Ucraina, tra poco l'incontro con Biden. L'estate dei roghi brucia il Salento, Bagnanti in fuga, sotto controllo gli incendi in Sicilia, arrestato piromane a Enna. I nostri eroi al TG1, i vigili del fuoco della foto simbolo, stremati dai soccorsi e la testimonianza dell'elicotterista precipitato ieri. Il presidente Mattarella sul clima, siamo in ritardo, agire subito, insuccesso sul PNRR sarebbe una sconfitta per l'Italia. Il governo rimodula il piano di ripresa e resilienza per raggiungere tutti gli obiettivi, nuovo ecobonus da 4 miliardi. La guerra ai mondiali di scherma, l'Ucraina Karlan batte la russa Smirnova ma non le stringe la mano e viene squalificata, Kiev protesta. Tutti pazzi per Italo Disco, il tormentone estivo dei The Colors, scala le classifiche in Italia, Germania, Svizzera e Polonia. Stascia al TG1 dice per anni abbiamo fatto canzoni in inglese e adesso è il successo all'estero con un brano tutto italiano. Richiamo di Mattarella durante la cerimonia del ventaglio, siamo in ritardo, più impegno per combattere le cause del cambiamento climatico sul PNRR, cita De Gasperi. Migliora la situazione a Palermo, arrestato un piromane a Enna, tentato di corrompere un carabiniere, Bagnanti evacuati dai lidi in Salento, fiamme anche in Sardegna. Tra poco l'incontro alla Casa Bianca tra Giorgia Meloni e Joe Biden, la Premier vede lo speaker della Camera statunitense, tra i due paesi legami ancora più solidi dopo la guerra in Ucraina. Oro per Tommaso Marini nel fioretto maschile, gli echi della guerra arrivano anche in pedana, l'atleta ucraina vince e non stringe la mano alla collega russa squalificata. Da youtuber alla vittoria dell'Oscar, The Weeknd ha incantato l'Italia, 160.000 persone ai due concerti con pezzi memorabili, colonna sonora di una generazione. Onorata di essere nel cuore della democrazia americana, la visita di Meloni a Washington, nel pomeriggio a Capitol Hill, poi per la prima volta alla Casa Bianca, l'incontro con Biden, con gli USA, legame profondo. Il governo riscrive il PNRR, cambiano le misure, slittano 16 miliardi, eliminati fondi contro il dissesto, la preoccupazione dei sindaci, il PD, un insulto al paese. Mattarella sul clima, siamo in ritardo, pericoli fondati, commissione sul Covid fuori dalla Costituzione, sovrapporre le inchieste del Parlamento a quelle dei PM. L'ONU, luglio il mese più caldo mai registrato, in Italia oltre 3.000 interventi in 4 giorni, virale la foto dei vigili del fuoco in Sicilia. 10 anni senza Paolo, al TG3 la sorella di Padre Dall'Oglio scomparso in Siria, il suo messaggio vive, non dimentichiamolo, le parole del Papa, cercava il dialogo con l'Islam. La guerra arriva anche in pedana, ai mondiali di Milano, schermitrice ucraina non stringe la mano all'avversaria russa e viene squalificata. Decisione crudele, protesta il governo di Kiev. Ancora incendi, fumo e aria irrespirabile in Sicilia, almeno 13 roghi tuttora attivi nell'isola. Brucia la discarica Palermo, dove in alcune zone ci sono guasti alle linee elettriche e alle condotte dell'acqua. I danni ammontano a 260 milioni, ma la conta è appena iniziata. Il ministro Musumeci, difficile reperire Canadair. Assurdo che Bruxelles non abbia una sua flotta. Intanto, a 11 giorni dal rogo, divampato nel terminal A, forse partito da una stampante, non si fermano i disagi nello scalo di Catania. Si lavora alla metà delle possibilità con 10 voli all'ora. La rabbia di passeggeri e vacanzieri. E il conto da pagare per la distruzione del patrimonio urbanistico e naturale dovuta a frane, alluvioni e terremoti è sempre più salato. I cittadini rileva Eurostat per fronteggiare le emergenze di un territorio fragile e senza protezione. Hanno speso 75 miliardi e 900 milioni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 2018. 20 miliardi e 300 milioni solo nell'arco di tempo che va dal 2013 al 2019. Per la siccità in un decennio sborsati 35 miliardi e 600 milioni.
Dalla Cina al nodo migranti, dal G7 fino all'appoggio all'Ucraina, Giorgia Meloni in missione per la prima volta negli Stati Uniti. Stasera la Casa Bianca faccia a faccia con il presidente americano Biden dopo aver incontrato i leader di Camera e Senato. Fondamentale per il premier porre l'attenzione sul dossier mediterraneo, snodo centrale Pechino e in particolare l'eventuale revisione da parte di Roma del memorandum sulla Via della Seta. Pubblica amministrazione pessima nei pagamenti, lo sanno bene i fornitori, in gran parte piccole e medie imprese, che per le commesse ricevute non incassano e sono in affanno. Per il 2022 lo Stato ha oltre 50 miliardi di debiti, da qui la proposta di legge dei radicali che insieme alla CGA denunciano in rapporto al PIL i mancati esborsi ammontano al 2,6%, al nostro paese la maglia nera a livello europeo. Liste d'attesa lumache e tempi biblici per le prenotazioni spingono 2,5 milioni di italiani a rinunciare alle cure. Aumenta il numero di chi sceglie visite private e in molte regioni le prestazioni pagate superano quelle ordinarie. Secondo l'Istat nel 2019 erano il 37%, l'anno scorso sono balzati al 42% per uno sborso pari a 40 miliardi l'anno. Più esposti i pazienti che presentano patologie multiple o più gravi, come in Puglia a Lecce dove ci vogliono almeno 60 giorni per un esame oncologico. Altro che cavallette, dall'alto Adriatico al Tirreno la pesca è minacciata. Arriva dall'America l'invasione del granchio blu. Ora devasta il Grossetano. A Orbetello lanciano l'allarme. La nostra laguna è piena. Specie assai vorace, si mangia i molluschi e distrugge i pesci negli allevamenti. L'ira dei produttori di vongole, cozze e ostriche. Il nostro fatturato così si dimezza e chiedono lo stato d'emergenza. Buonasera da Prima Pagina, vediamo subito insieme i fatti principali del giorno nei nostri titoli. Mattarella, le catastrofi che hanno colpito varie regioni sono tali da rendere sorprendenti le discussioni sulle loro cause. Occorre contenere gli effetti dirompenti dei cambiamenti climatici di fronte ai quali siamo in ritardo. PNRR decisivo per l'Italia. La Premier Meloni negli Stati Uniti, al Congresso, la nostra relazione più necessaria che mai. Tra poco l'incontro con Biden. Ancora incendi al sud, colpite soprattutto Sicilia, Puglia e Sardegna. A Palermo la situazione resta difficile, nel Salento a fuoco la pineta di Ugento, bagnanti in fuga. Un nuovo fronte si apre in Ogliastra. Conta dei danni a Milano dopo il violento nubifragio. Si continua a lavorare per rimuovere gli alberi caduti. Almeno fino a domenica il clima dovrebbe concedere una tregua, sole un po' ovunque, niente fenomeni violenti e un caldo non troppo intenso da tipica estate mediterranea. Le agenzie europee e l'ONU, questo mese di luglio sarà il più caldo mai registrato. Roma e Milano sempre più invivibili tra caos e traffico. Nella capitale fioriscono i cantieri per le opere in vista del Giubileo. Si annunciano pesanti disagi in aggiunta ai problemi mai risolti tra sporcizia, rifiuti abbandonati, gabbiani e altri animali. I sindaci, abbiate pazienza, ma i cittadini l'hanno finita. Chiede una ricetta al medico di famiglia e scopre che per l'Agenzia delle Entrate è morto da un anno. L'odissea di un pensionato di Reggio Emilia, dichiarato deceduto al posto di un omonimo. Poi la telefonata che lo ha rassicurato. Non si preoccupi, lei è vivo. 35 milioni di italiani in vacanza quest'estate, molti alla ricerca dei mari più blu delle nostre coste. Lunga la lista di cose da fare prima di partire: chiudere gas e acqua, controllare i documenti e di avere i farmaci necessari, occuparsi degli animali. Le forze dell'ordine contro i furti in casa, condividete foto sui social solo al vostro rientro. Nuovo aumento dei tassi di interesse, la Banca Centrale Europea rincara quello base di un altro 0,25% portando la quota a 4,25%, è la nona volta consecutiva. Un altro colpo per le famiglie che pagano il mutuo, così la BCE conta di far scendere ancora l'inflazione. La Premier Meloni in visita a Washington ha incontrato deputati e senatori, alle 21 italiane sarà dal presidente Biden alla Casa Bianca, sul tavolo la guerra in Ucraina, la sfida della potenza cinese e l'emergenza migrazione. Mattarella, tutto campo alla cerimonia del ventaglio, sul clima siamo in ritardo, rileva il capo dello Stato e sui fondi europei ribadisce l'invito a mettersi tutti alla stanga. Un insuccesso, sottolinea, sarebbe una sconfitta non del governo ma dell'Italia intera. Poi il monito sulla giustizia, la magistratura deve essere autonoma.
La Sicilia in lotta contro il fuoco, Canadair ancora in azione, ridotta la vastità degli incendi, ma alcuni focolai rimangono attivi e in molte zone mancano luce e acqua. Permane il caos all'aeroporto di Catania, con pesanti ripercussioni sull'arrivo dei turisti. In Italia ci sono 700.000 randagi, il rapporto di Legambiente, oltre 2 milioni gli animali che mancano all'appello dell'anagrafe canina. Sempre diffusa la piaga dell'abbandono, le regioni del sud le meno virtuose, servono più regole e controlli. Gli storici librai sulla Senna rischiano lo sfratto per le Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. Le loro bancarelle ostacolerebbero la faraonica cerimonia d'apertura sull'acqua. Siamo sul fiume da 450 anni, ribattono, sarebbe come voler smontare la Tour Eiffel. Il Worldwide Tour di Zucchero illumina tre luoghi di incommensurabile bellezza. Dopo la Reggia di Caserta, il cantautore sale sul palco nella Valle dei Templi di Agrigento e al Teatro Greco di Siracusa. 40 anni di carriera festeggiati con cuore e anima.